Buongiorno amici di Passion for Fun, siamo qui al terzo giorno dell'Attra Comics dal grande maestro Angelo Stano, fumettista italiano di fama internazionale ma storia del fumetto italiano. Grazie maestro per la sua disponibilità. Grazie a te. Io volevo iniziare l'intervista chiedendo come è nata la sua passione per il fumetto e l'illustrazione. Beh, da bambino io leggevo i fumetti sul Corriere dei Piccoli e questi mi appassionavano soprattutto dal lato dell'avventura, che era quella che mi attraeva di più. E quindi non mi bastava poi leggere soltanto le storie che io potevo avere a disposizione su queste riviste, e allora disegnavo a mia volta una specie di ideale prosecuzione di quello che era la suggestione che mi veniva da questi personaggi che leggevo sul Corriere dei Piccoli, e disegnavo sui quaderni di scuola, utilizzando gli stessi personaggi che leggevo. Nel caso specifico erano fumetti simili a quelli della Disney, per esempio. Era un topolino e uno scoiattolino, quindi l'impostazione era umoristica. Invece a 14 anni ho scoperto il fumetto realistico attraverso la lettura dei fumetti di Hugo Pratt, in special modo L'Isola del Tesoro, che io ho ricopiato fedelmente tutta quanta, da bravo nerd, ante litteram, perché mi affascinava questo tratto molto, molto strano e molto... molto avventuroso proprio sul piano proprio del modo di trattare le figure, che mi ricordava un po' quello che io cominciavo a guardare anche altrove, cioè nel campo dell'arte. Avevo cominciato il liceo artistico e quindi avevo un'attrazione anche per l'arte di Toulouse-Lautrec oppure Van Gogh. Questo tratto di Pratt mi ricordava quelle specie di suggestioni che ricevevo dall'arte del fine secolo Ottocento. Dopodiché la mia scelta è stata in quella direzione, ma solo come hobby, naturalmente. Se non che un mio cugino che lavorava nell'editoria... Non aveva pensato di poi farlo a livello professionale. No, è stato un mio cugino che lavorava nell'editoria, che guardando i disegni disse: ma tu potresti farlo anche a livello professionale. Quindi mi ci sono messo anche di impegno. E quindi a 20 anni circa sono andato a Milano con la mia cartelletta a farla vedere prima al Corriere dei Ragazzi, dove c'erano però Pratt, Battaglia, Toppi, Di Gennaro, Ugeri, Graziani D'Asio, no? Cioè il Gotha del fumetto italiano. Quindi è chiaro che in quel caso non ero ancora pronto, ma ho comunque trovato lavoro presso una piccola casa editrice e ho fatto il primo lavoro, che era la riduzione fumetti dell'isola di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna. Okay. Questo è stato il primo lavoro, poi ne sono arrivati ovviamente tanti altri fino all'avvento di Dylan Dog, ovviamente. E alla Bonelli come è stato l'ingresso? Beh, io stavo lavorando a un progetto con un altro amico redattore della Bonelli, che è anche uno sceneggiatore, e stavamo facendo insieme una nuova storia per il mercato, diciamo, del fumetto d'autore. Allora c'era questa dicotomia fra fumetto di serie A, quello degli autori, certo, che avevano sbocchi, che ne so, in tutta Europa soprattutto, anche nel mondo, e altri invece che aspiravano a lavorare per il fumetto popolare stile Bonelli o Lancio Story. Si pensava che fossero due mondi separati. Invece Tiziano Sclavi, guardando i miei disegni, così senza proferir parola, aveva visto probabilmente qualcosa di interessante per la testata che lui aveva in animo di varare. Okay. E allora mi chiese di leggere il numero uno di Dylan Dog, la sceneggiatura completa, e quando l'ho letta, ovviamente, mi sono reso conto che non aveva nulla a che vedere con i modelli che avevo in testa dei fumetti horror, che erano, ce n'erano in Italia, ma erano di taglio, diciamo, per fumetti per adulti, erano fumetti per adulti più che altro. Invece questo aveva un taglio più moderno, più
brillante con agganci alla letteratura, al cinema horror, ma sempre di un certo livello, no? Dario Argento. E comunque sì, Dario Argento, Romero. Kubrick con Shine, cioè, quindi c'era un taglio molto ma molto più moderno e più ambizioso, e quindi questo mi ha trovato molto concorde e ho aderito pienamente. Ok, è molto molto interessante. Dal 73 all'85 sono anni in cui ha lavorato per svariati editori. Sì. Quale lavoro ricorda con più affetto? Ho lavorato a un personaggio tutto nuovo che era Charlie Charleston, che si vede qui, tra l'altro, che era per il Courier Boy. Purtroppo non c'era più il Corriere dei Piccoli, non c'era più il Corriere dei Ragazzi, c'era il Courier Boy, e quindi aveva un taglio completamente diverso, perché si rivolgeva allo stesso pubblico di Intrepido, Monello, che allora vendevano sfracelli di copie, 700.000 copie. Il Courier Boy arrivò più o meno a metà di questo tipo di queste vendite, e lì però comunque mi si offerse la possibilità di disegnare questo nuovo personaggio che era Charlie Charleston, un giornalista degli anni 30 nella Chicago degli anni ruggenti, insomma quelli di Al Capone, eccetera. Ed era un giornalista alla ricerca dello scoop che però non riusciva mai veramente a raggiungere. Il taglio era un po' da commedia brillante, stile Billy Wilder, cioè quello prima pagina con Jack Lemmon e Walter Matthau. Come no? Come no? Beh. Quindi questo qui è stato il primo fumetto che ho disegnato con un personaggio tutto mio. E a quale più affezionato? Sì, diciamo di quegli anni lì. Quegli anni lì, certo. Poi ho fatto tutta una serie di storie autoconclusive, sempre per il Courier Boy, e ho scritto una sceneggiatura che era Viaggio a Matera, che si trova su quest'altro volume assieme a tanti altri. Per Charlie Charleston, peraltro, ho scritto anche 5 sceneggiature, le altre erano scritte dal direttore della Courier Boy e da altri autori. Okay. Poi ho lavorato anche in quel periodo per fumetti di guerra, per la editoriale Corno, sì, che faceva i fumetti di guerra della Fleetway soprattutto, cioè quelli che venivano dall'Inghilterra, ma produceva un certo numero di storie italiane, e lì ho fatto qualcosina. Però ho anche fatto storie per una nuova collana che si chiamava Uomini e Guerra, sempre per la stessa casa editrice, che però aveva un taglio antimilitarista, e quindi per il pubblico che probabilmente amava quei tipi di fumetti forse non era il massimo, e infatti dopo 17 numeri ha chiuso. Però un esperimento comunque, no? Però no, io ho fatto molta esperienza in questo caso, quindi un ampio registro. Ho cominciato a fare anche per il Monello un paio di storie western, non sapendo dove andare a parare. Prendevo come esempio il Tex, certo, di Ticci, che era quello che mi piaceva di più. Ho imparato, diciamo, ad avere anche altri un generi, ampio registro. Sì, sì, vabbè, questo è molto importante, insomma, poi è anche più rivendibile. Si fanno esperienze, soprattutto, si conosce il mondo. Nel 1985 entra nel team di autori che lavorano alla creazione appunto di Dylan Dog, no? Sì, sì. Ha contribuito alla nascita di questo personaggio. Ci parli della sua tecnica, delle sue illustrazioni e soprattutto la collaborazione con Tiziano Sclavi. Allora, intanto partiamo dalla sceneggiatura. Quella di Tiziano Sclavi è, contrariamente a quello che si pensa, dicono che sia molto pignolo. In realtà no, lui è uno che comunica benissimo quello che si aspetta dal disegnatore, ma gli lascia un certo spazio per quanto riguarda la scelta delle inquadrature. Quindi con lui ho lavorato molto bene, proprio perché dopo la prima sceneggiatura, che era pronta per uno qualunque dei disegnatori, le altre si rivolgevano espressamente a me, sapendo quello che era il mio potenziale. E per quanto riguarda la tecnica, invece, già col primo numero di Dylan Dog io ho sperimentato, così, un po' in maniera avventata, una tecnica che fino a quel momento non avevo ancora utilizzato, cioè dei pennarelli ma per il tratto, e per le campiture la tempera invece che l'inchiostro, perché cercavo delle sfumature pittoriche che completassero il lavoro grafico
completamente piatto del disegno per dare un po' più di atmosfera o un'accentuazione un pochino di più sulla la parte, diciamo, espressiva della figura, il volto, gli occhi, eccetera, le mani. Queste cose qua mi interessavano soprattutto perché il personaggio si prestava a questo tipo di linguaggio un po' più addentro all'anima dei personaggi. E ovviamente questa tecnica qui si prestava meglio che il lavoro un po' ligne clair che tanto piaceva a Tiziano Sclavi, ma in questo caso serviva un altro tipo di approccio. È stato gradito dall'editore e gli altri disegnatori ovviamente hanno sentito il bisogno anche di metterci del proprio, per cui ecco la eterogeneità della, diciamo, dei, soprattutto dei primi numeri di Dylan Dog, che ovviamente essendo una rivista che doveva nascere mensile bisognava produrne parallelamente un certo numero per andare in edicola poi con un certo respiro, no? Certo. E però ciascuno, soprattutto nei primi tempi, disegnava il proprio Dylan Dog, che spesso era molto dissimile da quello iniziale, ma poi tutto sommato questa eterogeneità è piaciuta anche al lettore, perché si vedeva la passione da parte degli autori che ci mettevano, e quindi questo modo di personalizzare l'interpretazione della serie è stato tutto sommato molto convincente. Sì, sì. Ma lei invece al personaggio di Dylan, a chi si è ispirato per creare il personaggio di Dylan? Beh, come sai, diciamo che il modello di ispiratore doveva essere il volto di Rupert Everett per espresso volere di Tiziano Sclavi. L'identikit del personaggio fu disegnato e preparato da Claudio Villa, come si sa, sì, che era il primo copertinista anche. Diciamo che avendolo iniziato io con il numero uno non esisteva ancora un mondo tutto attorno a questo personaggio, quindi bisognava ricreare lo studio, gli elementi che sono presenti, la scrivania, i personaggi collaterali di una certa importanza come il commissario Block, poi sono arrivati ovviamente Xavaras e Morgana, altri piccoli personaggi come la vecchietta, che adesso non mi sfugge il nome, e quindi diciamo che bisognava anche completare l'immaginario di questo personaggio con tutto quello che riguarda la parte attorno a questo personaggio, ma anche dare un'interpretazione proprio ai gesti. Ce n'erano alcuni che dovevano essere ricorrenti in sceneggiatura, per cui se voi avrete sicuramente notato che lui ogni tanto si mette con la gamba accavallata al poggiolo, unisce le mani come se fosse lì a riflettere, eccetera. Questi sono elementi ricorrenti, ma per il resto ciascun disegnatore ci mette del suo. E ovviamente la gestualità dei personaggi risente moltissimo anche di chi lo disegna. Perché chi disegna deve essere non solo un bravo disegnatore, ma deve essere anche un bravo attore. Certo. Si deve calare nei panni dei personaggi. E poi, per non parlare del fatto che deve essere anche scenografo, deve sapere di fotografia, deve sapere di inquadrature, insomma, sapere raccontare. Certo, assolutamente sì. Ha lavorato a stretto contatto con molti sceneggiatori. Come è riuscito a mantenere per anni collaborazioni con persone diverse? E il disegnatore, come seconda domanda, ha in qualche modo deve illustrare un testo e ognuno degli sceneggiatori ha una propria visione. Nel suo caso, è stato lei ad adattarsi al testo o invece lo sceneggiatore a adattarsi al suo disegno? Beh, in alcuni casi gli sceneggiatori, sapendo che avrei disegnato io il loro racconto, si rivolgevano direttamente a me e ci tenevano molto in contatto, così. Quindi probabilmente già si orientavano a dare qualche cosa a me che fosse nelle mie corde, altrimenti non ho nessuna difficoltà, perché mi considero un professionista innanzitutto, e quindi quando leggo una sceneggiatura so
come adattarla alle mie alle, diciamo, capacità di penetrare nel racconto, mettendoci del mio sempre. Perché il disegnatore è sempre co-sceneggiatore, sempre, perché la sceneggiatura ti dà degli input, ma non totalmente tutto quello che poi dovrai mettere in scena. Facciamo un esempio: se un personaggio entra in una stazione, cioè, di treni, insomma, e ti dice folla vicino ai treni, saluti, pacchini, è molto vago. Poi tutto quello che devi mettere tu è creare un mondo credibile, cioè non mettere dei personaggini statici che rispondono sì alla sceneggiatura, ma senza dare un contributo effettivo. Quindi ecco, sceneggiatore sul piano proprio della ricostruzione. I dialoghi sono appannaggio totale, ovviamente, dello scrittore. Quindi niente, ho avuto sceneggiature di vari sceneggiatori, ma tutte le volte riesco a adattarsi a... Sì, sì, se c'è qualcuno... Qui c'è uno scambio continuo, insomma. Sì, diciamo che è sempre un completamento, certo. Anche nel caso di Tiziano Sclavi. Certo. In alcuni casi io ho sostituito, ma proprio raramente, quelle che erano le indicazioni di sceneggiatura, perché mi veniva un'idea migliore. E lui è sempre stato d'accordo, quindi okay. Si può fare. Okay. In tutti questi anni, Dylan, il suo stile è rimasto sempre lo stesso oppure ha usato dei cambiamenti? No, ci sono stati parecchi cambiamenti. Nel primo periodo, io non ho detto prima, ma insomma questo si sa abbastanza, mi sono ispirato molto a Egon Schiele, era uno dei massimi riferimenti dell'arte moderna che figurativa, che a me interessava e tuttora ovviamente mi interessa, e ci sono ancora delle influenze su quelle fumettistiche. Io mi sono sempre ispirato a Hugo Pratt, per quanto mi riguarda, per l'allosintesi, per il modo tipico suo di raffigurare con pochi tocchi, possibilmente un bel segno e poche campiture. Però il mio tratto sicuramente si è distaccato un pochino dall'esasperazione che c'era all'inizio del tratto, che era tendenzialmente espressionista, adesso un po' meno, ma la ricerca c'è sempre nel disegnatore, almeno per quanto mi riguarda. Io cerco sempre di adattare anche il taglio delle storie con un opportuno trattamento grafico. Per esempio, sugli albi giganti, i cosiddetti Dylan Doggoni, ho fatto delle storie brevi, alcune delle quali avevano un taglio di commedia noir di Tiziano Sclavi, che puntavano a mettere in risalto personaggi e psicologie dei personaggi, no? E in quel caso il taglio è proprio sull'espressività dei personaggi. Quanto alle storie invece più drammatico di zombie, lì ho abbondato con la tecnica dei neri, delle inchiostrazioni, per cui era importante soprattutto rispondere a quello che era l'atmosfera, no? Quindi sono due tagli diversi, e secondo me questo è quello che fanno anche nel cinema. Kubrick, quando fa il Dottor Stranamore, usa un tipo di rappresentazione, quando fa Shining ne fa un altro. Secondo me il disegnatore di fumetti che è capace di andare oltre la propria inclinazione grafica, cercando di cambiare, diciamo, il registro per adattarlo alle esigenze del racconto, è la cosa migliore. Ok. Nel 2016 è stato autore dei disegni, copertine e dei colori di Painted Desert, un cartonato di Tex Willer. Come si è trovato a disegnare dopo tanto tempo un personaggio sempre Bonelli, ma di altro genere? Beh, allora, Sergio Bonelli mi aveva chiesto a un certo momento di disegnare un texone e io gli ho detto subito di no, soprattutto per la mole enorme che comportava di lavoro, ma anche perché il western lo sento un po' meno, diciamo così. Ma gli avevo detto che invece se mi avesse proposto qualche storia
ambientata nel New England del Settecento, con atmosfere riferibili a quelle dell'ultimo dei Moicani di Fillmore Cooper, e ho detto questo mi piacerebbe, perché mi ricordavo le storie di Pratt, di Wheeling e Ticonderoga, che avevano lo stesso respiro, e quelle sì che mi avevano affascinato. Quindi quando mi è stato proposto di disegnare una storia ambientata in quel momento lì, allora ho accettato di buon grado e ho fatto Mohawk River e Kentucky River, che sono due volumi di cui ho curato anche la colorazione. E quante tavole erano? Erano 132, mi pare, ciascuno, quindi erano abbastanza cospicue come numero. Però insomma, lì bisognava fare un'operazione di recupero della documentazione notevole. Certo, ma per fortuna oggi ce n'è abbastanza già in internet, certo. Quindi non è stato difficilissimo. Certo. Poi per quanto riguarda invece Tex, visto che si apriva una nuova collana con Albiti, 62 pagine, 64, scusa, e allora abbiamo detto, ma una cosa così si può fare. E Boselli me ne ha proposto uno con un Tex Navaco, capo Navaco. Sì. E niente, questa è stata un'altra opportunità per accontentare anche i texiani, diciamo così. Ok, quindi a zero Tex rimane un'esperienza limitata, così unica, però molto apprezzata, devo dire. Spero di sì. Beh, sicuramente sì. Cosa si ricerca? Questa è una cosa che mi interessa molto. Cosa si ricerca in un giovane che deve continuare a disegnare i miti che lei ha disegnato? Cioè, in un giovane, scusa, non un capito. Giovane che oggi, un giovane disegnatore che si approccia a disegnare Dylan Dog, cosa si ricerca in un giovane del genere? Bisogna intanto vedere la passione. La passione è importantissima, e poi però bisogna avere la capacità di inserirsi nel, diciamo, nel mondo del fumetto con qualche cosa da raccontare di originare il più possibile, o comunque diciamo recuperi anche il già fatto, ma con un taglio personale. E oggi è difficilissimo trovare qualcosa veramente di originale. Si è scritto, disegnato, sceneggiato di tutto, quindi è sempre più difficile proporre qualcosa di veramente fuori dal innovativo. Quindi oggi come oggi qualunque sceneggiatore si accontenta, per esempio, di riciclare delle storie mescolandole con un taglio diverso, con un approccio diverso, e questo anche nel disegno, secondo me. Per cui se si vuole percorrere una strada come questa, che è piuttosto difficile, visto che diciamo non c'è tanta possibilità di inserimento, visto che i canali sono sempre quelli, sono usati, ma sì, e diciamo le velleità dei dilettanti sono tantissime, quelli si propongono, ci sono anche molte scuole di fumetti ad oggi come oggi, quando ho cominciato io non ce n'erano. Quindi gli aspiranti disegnatori o autori di fumetti devono essere veramente molto motivati e devono avere una personalità forte che si deve esprimere attraverso il loro lavoro, e quindi quando arriva uno Zero Calcare piuttosto che un Gipi o Manuele Fior, ben vengano, no? Oppure nel campo del nostro popolare, diciamo così, se hanno almeno lo stesso livello di professionalità degli autori che già vediamo, c'è una possibilità di inserimento. Certo. Altrimenti è meglio lasciar perdere. Quindi abnegazione. Sì, sì, ma questo vale sempre, da sempre. Certo, sì, certo, ma ormai in tutte le professioni, penso, come dicevo prima, lei dice oggi sono tante scuole di fumetti, al tempo non c'erano, ma come al tempo non c'erano laureati, no? Sì. Oggi sono tutti laureati, mille università, mille scuole di fumetti, quindi è tutto un po' saturo. Senta, l'ultima domanda è progetti futuri, quelli di cui ci può parlare. Dunque, io adesso sto lavorando alla mia storia, quindi testi, disegni, colorazione, persino il lettering, quindi è tutto one man show. No? Ok. Dovrebbe essere di taglio fantascientifico. Ok. Credo che sia una cosa che a lei è sempre piaciuta, perché poi ho un po' iniziato con quello, no? Sì, diciamo che era un campo
Beh, si inizia dalla fantascienza quando si è dilettanti perché si pensa che sia molto facile, perché tanto, visto che sono cose che sono di là da venire, uno può inventare qualunque cosa. Invece non è proprio così, perché se vuoi rendere credibile un mondo proiettato in avanti, deve comunque avere un aggancio con il, certo, con il presente o il passato, certo. Perché sennò il lettore dice: ma di che cosa mi stai parlando? Esatto. Quindi non è proprio di semplice. No, assolutamente. Oggi però ho un altro modo di pensare. Quindi quello che io voglio fare è un mondo fantascientifico che in realtà tradisce la nostalgia per quello passato. Ok. È un po'. Quindi si stava meglio o non stava peggio, insomma. Sì, diciamo che in realtà parla di oggi più che del domani. Sì, di come siamo nel momento in cui ne parla. Siamo arrivati a quel punto, ma forse serve era meglio. Un elemento fantascientifico per alcuni aspetti. Per capire alcune cose del presente. Ma in realtà, esatto, esattamente. Beh, molto bello, una bella visione. Allora, ringraziamo il maestro Stano per la sua immensa disponibilità. Siamo qui presso lo stand Crazy Art Gallery. Grazie quindi della disponibilità anche a Crazy Art Gallery. Amici Passion for Fun, vi salutiamo e grazie maestro. Grazie a voi.